Ci dichiariamo parzialmente soddisfatti quando ci viene confermato, dalle stesse parole dell'assessore, che è solo stata una consultazione tecnica e pertanto saranno portate avanti e saranno richieste tutte quelle che sono le attestazioni per quanto riguarda questa società affinché non abbia nessun tipo di relazione con la criminalità mafiosa. Sì, siamo parzialmente soddisfatti, non insoddisfatti perché siamo sicuri che a questo punto quello che è l'attenzione che abbiamo cercato di sollevare è stata recepita come livello appunto di attenzione e pertanto siamo sicuri che quello che era semplicemente anche un solo nostro, come abbiamo fatto il resto noi, intervento di andare a vedere su Google, andare a vedere le visure per sapere quali sono stati, chi sono i componenti di questa società. Per sapere, e lo voglio dire anche a tutta l'assemblea, che questi componenti della società sono due signore e mogli di due esponenti del clan mafioso dei Cursotti di Catania. Quindi anche da Google potevamo sapere che c'era questa relazione, c'era questa attenzione massima da prestare. Sapere per esempio che la stessa azienda aveva avuto nel 2014 una licenza di subingresso per aderire a degli interventi all'interno della Darsena. Sapere che poi c'è stata, sempre nel 2014, un'indagine dei carabinieri che non si sa per quale motivo è stata archiviata dal Tribunale di Lucca. Noi possiamo aver saputo questa informazione e pertanto quello che è il livello di attenzione che viene richiamato anche dalla risposta della Giunta, ci aspettiamo che sia comunque ulteriormente approfondito. Perché tutto questo i viareggini non lo meritano. Una città come Viareggio non merita di avere delle infiltrazioni mafiose, perché oltre a quella che sarà una macro criminalità, ci sono già presenti casi di microcriminalità. Abbiamo un dissesto finanziario all'interno dello stesso comune con appunto quella che è stata necessaria l'attuazione di un commissariamento della giunta stessa che sta appunto, ci auguriamo, dando delle risposte alle richieste dei viareggini e non vorremmo che questa situazione di commissariamento la faccia comunque passare questo tipo di situazioni opache, poco trasparenti, senza la debita attenzione. Riteniamo, ripetiamo la nostra parziale insoddisfazione, ma riteniamo che questa nostra azione abbia attenzionato tutta la pubblica opinione, tutta la cittadinanza, ma ancora prima, ancora più importante, il lavoro della Giunta in questo senso, in modo da evitare che ci siano questo tipo di infiltrazioni in tutte le attività che stiamo svolgendo su tutta la regione. E ne stiamo svolgendo tanti di questo tipo di attività, dove andiamo a vedere che ci sono anche degli interventi che stiamo svolgendo come amministrazione con delle grosse opere infrastrutturali che stiamo svolgendo su tutto il territorio regionale.